corso della notte a Palermo i carabinieri di Monreale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta dal locale TTA nei confronti di 12 persone indagate in concorso tra loro per produzione, traffico ed detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento corona una complessa attività investigativa che si è protratta per quasi 2 anni e che ha consentito di disarticolare una rete criminale operante nel quartiere Passo di Rigano di Palermo, dove venivano vendute al dettaglio droghe di varia tipologia, quali cocaina, crack, hashish e marijuana.